Allora, oggi proviamo a usare Aspen Plus per simulare la distillazione del grigio e questo è il materiale di riferimento. Allora, il punto chiave di questo tipo di simulazioni è che il grigio non è composto soltanto da molecole che hanno un ben determinato Cas number. Il grigio è composto da una miscela di cose che vanno trattate in maniera semi-empirica. Quindi un modo tipico di caratterizzare qualsiasi tipo di petrolio è tramite la densità API e le curve di distillazione. Vale a dire quali sono le temperature che bisogna raggiungere per ottenere l'ebollizione di una certa percentuale della vostra miscela pseudoliquida. In base a queste curve di distillazione, Aspen Plus ha un algoritmo che genera gli pseudocomponenti associati. Allora, cosa sono gli pseudocomponenti? Per Aspen Plus, gli pseudocomponenti sono delle specie chimiche che hanno le stesse proprietà delle sostanze pure, lo stesso modo di comportarsi, quindi un punto di fusione ben determinato, una temperatura di ebollizione, una tensione di vapore, una viscosità, un peso molecolare, eccetera, eccetera, ma la cui struttura molecolare in realtà non è ben definita. Allora, cominciamo ad aprire Aspen. Ci va bene il template Chemical with English. O meglio ancora, Petroleum with the English. Siamo in modalità analysis. La scheda dei components va specificata soltanto con quegli elementi nella nostra simulazione che sono delle vere e proprie specie chimiche, con un Cas number per intenderci. Le troviamo un po' più sotto, a pagina 10, definite mediante dei nomi brevi convenzionali. H2O, C1, C2, C3, C4, C4, C4. E almeno due tipi di petrolio, che però non sono dei componenti convenzionali, ma sono dei saggi. Molto bene. Come facciamo a specificare i saggi? Allora, la prima specifica da inserire è la curva di distillazione che è fatta secondo il metodo del punto di distillazione reale, True Boiling Point. API Gravity per l'olio 1 è 31,4. La curva di distillazione è
I light sense vuol dire i gas in frazione di volume. Opzionalmente si può dare anche la curva di densità-temperatura. Non è obbligatoria, ma si può mettere per completezza. Happy Gravity. Andiamo all'olio 2. Otto di api. Curva di distillazione. 6, mezzo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dobbiamo fare 100. E questa è la curva di distillazione del secondo olio, i lights. Qui troviamo anche un po' di acqua. C2, C3, C4, NC4, C5, NC5. La curva densità-temperatura. AP 12, 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 98. 150, 95, 65, 45, 40, 38, 33, 30, 5, 20, 15, 5. Ok. Methods. Refinery. BK10. Blending the oils. Allora, a questo punto supponiamo che il nostro greggio non sia fatto né dal petrolio tipo 1 né dal petrolio tipo 2, ma da una miscela dei due. Components assign, dobbiamo definire il blend. Lo chiamiamo mix oil e sarà un blend fatto
con il 20% in volume dell'olio 1 e l'80% dell'olio 2. A questo punto parte la generazione dei pseudocomponenti. Non vogliamo creare pseudocomponenti per tutti e due questi petroli, perché nella simulazione useremo solo il blend. Quindi creiamo gli pseudocomponenti solo per il mix. In petro characterization, generation, questo sarà il grigio con cui lavoreremo ed è composto soltanto dal mix oil. A questo punto si possono generare gli pseudocomponenti. Quindi nei risultati possiamo vedere gli pseudocomponenti che corrispondono al nostro blend, listati con un nome che gli associa una temperatura tipica di ebollizione. Questo vale a dire che nella simulazione è come se il nostro mix di petroli fosse composto di sostanze pure con queste caratteristiche. Ovviamente non sono sostanze pure. Sono il modo con cui gli algoritmi di simulazione tratteranno le varie componenti del petrolio. Viceversa, avremmo anche potuto inserire manualmente gli pseudocomponenti uno per uno. Questa procedura però intanto prevede di conoscere un sacco di dati che normalmente non si conoscono e secondo sarebbe stata molto lunga e molto noiosa. Possiamo provare a vedere qual è la curva di distillazione del nostro greggio. Ok, adesso praticamente il gioco della distillazione petrolifera è di non usare delle nostre radfrac normali, che hanno seri problemi di convergenza con questo genere di dati, ma di usare le colonne dedicate, le petrofrac. Allora, la colonna multifrac e la colonna scfrac stanno alla petro, come le DSTVU e le distill stanno alla radfrac, cioè sempre distillazione in ambito petrolifero, quindi con pseudocomponenti, non componenti giusti col cast number, ma fatte secondo metodi manuali semi-empirici, tipo le frazioni chiave dei pesanti, le frazioni chiave dei leggeri, eccetera, eccetera. La petrofrac invece è, tra virgolette, più rigorosa, perché piatto per piatto tratta gli pseudocomponenti generati. Allora, per la prima unità di flash, allora qui come al solito avete una marea di icone diverse, che come al solito cambia solo l'immagine, non cambiano in realtà le reali proprietà del blocco. Quindi scegliere un'icona piuttosto che un'altra è soltanto un fattore di convenienza visiva. Allora, siccome la prima colonna ha sia la fornace attaccata che un condensatore, è comodo scegliersi quest'icona qua, tipo la terza.
Ok. Allora, questa guida consiglia di fare prima le connessioni, poi di specificare le cose, che è una strategia abbastanza comoda perché le colonne Petrofrac hanno un sacco di inlet e di outlet possibili. Quindi, in effetti, può essere conveniente aggiustare prima gli stream e dopo il blocco. Il crude. Allora, ci sono due inlet, perché oltre al greggio c'è anche il vapore che viene usato per strippare. I nomi potete dargli quelli che volete. Allora, soltanto prestate un attimo attenzione al condensatore. Il condensatore ha tre uscite. Allora, i vapori, l'acqua e il distillato vero e proprio. L'acqua deriva dal fatto che, allora, stiamo iniettando vapore per strippare i leggeri dal greggio. Ma praticamente l'acqua poi smiscela rispetto alla roba organica e quindi ci tiriamo direttamente fuori un'uscita in più. E poi Io vabbè, c'è. comunque non so perché nel mio non riesco, non c'è la connessione per mettergli il feed alla fornace. Perché Davide, attenzione, non è un feed, non è quello che entra in fornace, non è una connessione apposta. Cioè, io ho fatto andare la freccina qua smanettando l'interfaccia grafica. Allora, qui cosa dice? Dice che si tira fuori della nafta pesante. Ok, e questo sarà la crude distillation unit feed. Bla 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 bla. Allora, entra in stream data. Allora, il greggio dice entra a 200 Fahrenheit e 60 PSI assoluti. Ora, 60 PSI assoluti sono all'incirca 4 bar. 200 Fahrenheit sembra tanto, ma perché in realtà il petrolio è viscoso e finché non si scalda abbastanza non può essere pompato. Allora, qui ci fa giocare con le portate volumetriche. E dice di mettere dentro praticamente di usare l'unità di misura volumetriche sotto di wall flow blu 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 al giorno. Praticamente billion of barrel per day. E dice di usarne 100.000. Blu blu è billion barrel. Da un po'. No, è un barile, non un milione di barili. Ok. Perché biglio è miliardo. No, infatti, quindi allora praticamente significa un barile, scusate, 100.000 barili al giorno.
Ok, 200 Fahrenheit, 60 PSI, cioè le condizioni in cui esce dalla pompa. Viceversa, invece, il vapore a pressione molto bassa, quindi 400 Fahrenheit dice e 60 PSI assoluti. Però la portata è diversa. Allora. Mila libbre ora di acqua. Questo ce lo dai in massa. Allora, qua cominciamo a vedere la differenza tra una colonna del genere e una Rad Frank. Allora, praticamente, allora, consiglio di mettere 10 stadi. E vabbè. Condensatore partial vapor liquid. Allora, il reboiler non c'è perché questo tipo di colonne hanno una tendina a parte per la specifica della fornace. Praticamente non c'è la caldaia della colonna, il feed viene vaporizzato in fornace e il vapore sale e il liquido scende. Allora, fase valide. Liquido, vapore e acqua. Distillate rate. Allora, non abbiamo la caldaia, quindi ci basta una specifica sola. Consiglia di usare 15.000 barili al giorno. Cioè, praticamente il liquido di testa è il 15% del feed. Allora, le connessioni, attenti. Siccome non abbiamo la caldaia, dobbiamo mettere i feed all'ultimo piatto. Quindi, con connessione on, il vapore. Il greggio però non lo mettiamo con connessione on, ma lo mettiamo con connessione furnace. E poi dice la pressione. Allora, praticamente la pressione a 40 PSI sono circa 2 bar e mezzo. A questo punto, cioè qua uno è anche abbastanza libero di fare come vuole. Potrebbe anche specificarla più bassa, tra virgolette. Intanto uno nota che è una pressione comunque inferiore a quella della pressione di pompaggio. E quindi ok. Allora dice di mettere 39,7 in cima, 41,7 allo stadio 2 e poi 44,7 al fondo del barile. Allora, il condensatore è parziale, quindi servono le specifiche. Temperatura consigliata 170 Fahrenheit, che sarebbe circa 70 gradi, 70-75 gradi.
Ovviamente è giusto una temperatura sufficiente a far ricondensare l'acqua. Allora, non abbiamo una caldaia. Non abbiamo messo la vaporizzazione fuori dalla colonna. Ricordati che questa è solo un'icona. In realtà non c'è un heat exchanger separato. Tutti i calcoli li fa dentro al blocco colonna. E questo è il modo. Allora, per questa prima colonna consiglia di specificare la pressione 50 e la temperatura di uscita 450 Fahrenheit. Allora, io lo farei andare così, perché poi qua dice di aggiungere un'altra specifica, ma io lo farei prima andare per vedere se va. Sì, per fortuna è andato. Allora, vi assicuro, perché ci ho provato, fare andare questa cosa, ragazzi, usando il blocco Radfrac con la fornace sparata, è praticamente è più di un'ora, quasi due di lavoro, solo per farlo convergere. Cioè, io non so cosa sia la differenza negli algoritmi di calcolo della Petrofrac rispetto alla Radfrac, però veramente con la Radfrac non ti tiri fuori. Amen. Allora, mi faccio poppare sulle temperature. Allora, dobbiamo tornare un attimo in ambiente properties. Andare su Petro Characterization, il nostro greggio. Pronto? Sì, un secondo. Sì, ci siamo, ci siamo. Ok, praticamente creiamo una lista, come si dice? Creiamo una lista ridotta di pseudocomponenti per guardare i risultati della simulazione. Così non ce li dobbiamo portare dietro tutto e tutti. Cut points and component generation options. In modo che uno si trova la caratterizzazione completa del petrolio in ambiente properties. E una caratterizzazione, come si dice, riassuntiva in ambiente simulation. Perché considerate che rispetto alle nuove versioni di Aspen, le versioni vecchie erano concettualmente molto più rigide, molto più ben definite. Cioè, analisi una cosa, simulazione è un'altra. Esattamente il contrario di quello che viene fuori adesso con le versioni 11-12, in cui praticamente è tutto mischiato. Allora, riproduciamo questa tabellina qua. Allora, in queste cose mi fido di quello che trovo scritto nelle dispense, perché cioè, Aspen l'hanno inventato per distillare. Provo a farlo riandare. Riuscite a visualizzare le curve di distillazione di quello che esce? Sì. Ok.
Notate questa cosa. Provate a visualizzare la curva di distillazione del distillato liquido, che per me si chiama pre-flash naft. E mettetevi in modalità ASTM di 86. Vedete che avete una temperatura, diciamo, interessante a cui corrisponde l'ebollizione del 95% del vostro taglio. Questa curva dipende anche da come voi state operando la colonnina. Pacifico. Adesso dice la immaginiamo di volere operare questa colonna in modo da avere un certo taglio di distillato liquido. Ok. Come si fa? Si può fare una design specification interna della colonna. Quindi, nelle specifiche della colonna usiamo questo pannello qua, Design Specification. Tipo ASTM di 86, temperatura dry, cioè senza considerare l'acqua. Si poteva scegliere molte altre cose. Un sacco di cose, potevi scegliere, allora, recupero volumetrico di distillato, un sacco di cose, insomma. La dispensa consiglia di scegliere questa. Allora, questo è un modo per caratterizzare uno stream petrolifero. Diciamo, se voi, modificando una specifica di colonna, trovate dei distillati e dei residui diversi, qui potete tentare di fare la cosa in tempo reale. Cioè, non come si fa di solito con le sensitivity analysis. Chiaro il concetto? Allora, qui praticamente uno varia che cosa? Il distillate flow rate. Ma perché? Attenzione! Perché uno decide di variare il distillate flow rate? Perché nelle specifiche di colonna è l'unica data. Se io qua avevo inserito una cosa diversa, allora, qui, design specification vary, dovevo inserire quell'altra cosa lì. Cioè, la cosa che variate nella design specification interna deve essere coerente con la specifica di setup. O con una delle. Allora, il target è raggiungere un STM 86 temperature al 95% del volume. Cioè, questo valore, la temperatura alla cui nella curva di distillazione avete fatto svaporare il 95% del vostro taglio. L'obiettivo è arrivare ad avere questa temperatura di 190 gradi centigradi, che nell'originale erano 375 Fahrenheit. L'unica settaggio di colonna che abbiamo a disposizione è il distillate flow rate, e quindi variamo quello. Qui feed product stream è semplicemente lo stream target. Se fate girare, vedete che appunto il risultato che raggiungete è proprio quello voluto. Se non vi sta più bene, potete cambiare la cosa. E infatti notate anche che cosa? Che voi avevate specificato 15.000 barili al giorno di distillate rate, ma il risultato, viceversa, non è 15.000 barili al giorno, bensì 17.254. Ok? Questo è perché la design specification ha sovrascritto la specifica iniziale di default della colonna. Tutto ok fin qui? Procediamo. Allora, dopo il preflash c'è la colonna vera e propria.
E questa veramente o la si fa con questi modelli qui o non la si fa, perché è un macello. Perché purtroppo è un modello abbastanza realistico. Allora, la dispensa consiglia di usare tra le varie icone disponibili, consiglia di usare un'icona che abbia sia la fornace che il condensatore, che il pump around, che il side stripper. Allora, pronto, mi sentite? Sì, ti sento. Allora, condensatore, vabbè, si spiega da solo. Che cosa sono i pump around? Sono praticamente delle cose che con una radfrac normale non convergono mai, ma in questo tipo di colonne invece convergono sempre. Miracolo. Praticamente significa che voi togliete un po' di liquido da un piatto, lo riscaldate e lo buttate a un piatto sopra. Praticamente create delle sezioni di colonna in cui il riflusso è localmente più alto perché state creando un ricircolo. Quindi praticamente come queste cose qua vi dividono la colonna in tanti tronchetti che hanno un riflusso più alto della media e in cui asportate calore. Cioè, come dire, è come fate, se, come se fate un washing del vapore che sale. Viceversa, i side stripper, allora, i side stripper in realtà influiscono sui bilanci della colonna principale perché voi tirate via il liquido da un piatto, però decidete che non è ancora degno di essere considerato un prodotto finito e gli fate uno stripping. In questo caso, nella distillazione petrolifera, lo si strippa con del vapore. Quindi la parte più volatile del liquido che tirate fuori, con un po' di vapore acqueo, poi rientra in colonna come vapore. La gente ha trovato che questa cosa gli migliora la qualità dei tagli che tira fuori le diverse sezioni di colonna. Adesso io non sono un esperto di distillazione petrolifera, la conosco così un po' alla naif, quindi d'altronde libri su queste cose ne trovate finché volete. Allora, qui bisogna fare un po' di attenzione con le connessioni degli stream. Perché? A parte il feed, ci sono altri quattro ingressi, che sono quattro stream di vapore. Allora, il primo stream di vapore l'ho agganciato qua, al main column feed. Gli altri li devo agganciare agli stripper. Allora, ragazzi, fate attenzione un attimo alla cosa, affinché sia lo schermo che l'audio reggono. Allora, qualsiasi sia il numero di stripper che voi associate alla colonna principale, e quindi qualsiasi sia il numero di flussi di vapore da buttare dentro, voi troverete soltanto una porta d'ingresso, questa. Stripper stream feed, one per stripper. Quindi, qualsiasi stream di vapore in più che voi dovete buttare dentro, lo dovete agganciare a quella che è concettualmente la stessa porta. Per non fare troppo casino, potete giocare sull'interfaccia grafica in questo modo. Vi piazzate qua, fate apparire la scritta pop-up. E poi trascinate dove vi garba. Ok. Questo è solo un imbroglio grafico per continuare a capirci qualcosa.
Ok, fin qua. Allora, pronto? Sì, siamo a posto. Sì, allora, altra cosa, siccome i tagli leggeri li abbiamo fatti fuori nel pre-flash, che a quello serve, la colonna vera e propria lavora in condensazione totale, cioè praticamente qua sono i lights nel pre-flash, qui escono i vari tagli liquidi e l'acqua di scarto, perché con tutto sto vapore che entra in colonna ci sarà acqua libera. Allora, uno è abituato quando fa molecole organiche che l'acqua è la cosa pesante. Invece, nel caso dei petroli, l'acqua è la cosa leggera. Quindi, mi attacco qua al condenser water. Poi c'è un distillato liquido che la dispensa lo chiama nafta anche in questo caso. E poi ci sono i vari tagli che non escono però direttamente dalla colonna, escono dai side stripper. Allora, quello più leggero è una specie di cherosene. Notate la solita faccenda che la porta di uscita per tutto quello che esce dai side stripper è una sola nell'interfaccia grafica. Ve la potete giostrare così per non andare in confusione. Il taglio intermedio lo chiama diesel. E il taglio più pesante lo chiama Ago. Qualcuno si ricorda cos'è sta la sigla? La sigla Ago in petrolchimica, vi ricordate cosa significa? Perché io no. GO, gas oil. Ah, ok, una specie di gasolio allora, perfetto. Quindi gasoil. Nafta, kerosene, diesel e gasolio. Allora, le connessioni sono tutte fatte, quasi tutte, manca il botto. Ok. E questo sarà il feed della distillazione sottovuoto. Allora, non abbiamo messo una connessione per i lights, perché li ha fatti tutti fuori il pre-flash. Questo significa che il condensatore andrà specificato come condensatore totale. Oh, non mi ricordo se la dispensa fa specificare prima gli stream o prima il blocco. Allora, cominciamo con i vapori. Pagina 43. Il main steam sono 400 Fahrenheit, 60 PSI assoluti, ...12.000 libre ora. Questi sono gli stream di vapore, quindi acqua pura. Qui state attenti a come avete nominato le cose. Allora, qua vi dice, cioè, cherosene stripper, diesel stripper, ago stripper. Voi potete dargli il nome che volete a questi stream di vapore qua. Cioè, non dovete per forza mettere CU stream 1, CU stream 2, perché poi basta che dentro vi ricordate chi si riferisce a cosa.
Allora, io gli do uguali per comodità. Quindi, lo stream di vapore numero 1 per comodità lo faccio andare al cherosene, il numero 2 lo faccio andare al diesel e il numero 3 lo faccio andare al gasolio, ma è solo per poi non incartarmi con le specifiche. Quindi 1, quello che va dentro lo strip del cherosene, le specifiche di pressione e temperatura sono sempre le stesse, 400 Fahrenheit e 60 PSI A. Quello che cambia è la portata in libbre ora. Ora. Ok, adesso bisogna cominciare a qua dà alcune indicazioni generali, poi le riprende più sotto. Ok, qua sono le specifiche di feed. Allora, specify the main column. CD. Numero di stadi dice 25. Condensatore totale. Non c'è la caldaia, perché entriamo anche stavolta in una fornace. Distillate rate. Indicativamente 13.000 barili al giorno. Siamo ancora connessi? Sì, sì. Ok, dove attacchiamo gli stream? Allora, dice che il vapore entra ovviamente all'ultimo piatto con convenzione on, mentre il feed entra al piatto 22, cioè tre piatti sopra, con convenzione furnace. Notate che nei prodotti, ragazzi, voi non vedete i tagli intermedi, perché siccome li fate uscire dai side stripper, non li dovete compilare qua in questa tendina. È un problema di convenzioni. Allora, le pressioni, siamo praticamente leggermente sopra la pressione atmosferica. Quindi 15,7 dice PSIA. E poi con delle perdite di carico consigliate. Il petrolio è viscoso, quindi perdite di carico ne fa. Allora, la cosa interessante è che questa colonna ve la fa specificare, vi fa specificare la fornace con una convenzione tipica da petrolieri, che se voi faceste la fornace con un normale heat exchanger non avreste a disposizione questa opzione qua, perché vi dice di specificare la pressione, che è un po' più alta di quella della colonna, è più vicina alla pressione del preflash, 24 PSI, anzi 24,18, e poi vi dice di specificare la fornace non con il duty o con la temperatura, ma con l'overflash. Allora, l'overflash è una cosa tipica dei petrolieri,
che ha tante definizioni. Praticamente ogni libro che aprite ha una definizione diversa di che cos'è l'overflash. Rozzamente è calcolate la portata in volume standard di tutti i distillati, quindi tranne il bottom di colonna. Dividete questa portata per la portata del feed. Bene, l'overflash è quanto feed dovete vaporizzare per fare l'equivalente di tutta la portata dei tagli distillati più un pochettino di riserva. Quindi un fractional overflash del 3% significa la frazione di vapore a cui deve arrivare il feed nella fornace deve essere il 3% in più del totale dei distillati. Non chiedetemi perché i petrolieri sono inventati sta cosa. Cioè, a loro gli sta bene così. Ok, adesso bisogna passare agli stripper come prima cosa. Allora, lo stripper 1 è quello da cui tiriamo fuori il cherosene. Quindi attenzione qua a come avete nominato e specificato gli stream dei vapori, ragazzi. Mi sentite? Sì, sì. Cioè, se noi dal side stripper 1 vogliamo tirarci fuori il cherosene, allora voi dovete inserire qua lo stream di vapore che avete specificato per il cherosene. Ok? Se questo vapore per il cherosene stripper 400 Fahrenheit, 60 PSI, 3300 libbre ora non si chiama CU Steam 1, ma si chiama in qualsiasi altro modo, voi in questa tendina mettete il nome giusto. Allora, numero di stadi 4. Praticamente queste sono delle mini colonne attaccate alla colonna principale. Allora, uno dei motivi per cui fare queste cose con una rad frac e altre rad frac associate è difficile è perché quando voi specificate l'estrazione di un distillato intermedio da una rad frac, dovete sempre specificare se state togliendo liquido o vapore dal piatto. Invece, in queste colonne Petro non dovete mettere questa specifica. Calcola lui cosa state togliendo in base a degli algoritmi fatti apposta per la distillazione del greggio. Questa è una delle differenze tra i due tipi di colonna ed è anche uno dei motivi per cui con le rad frac il flow sheet non converge mai. Con queste invece sì. Allora, altre cose, bisognerà specificare una portata? No, neanche. Overhead return 5. Questo vuol dire che voi togliete il liquido dal piatto 6, lo strippate nella colonna, poi quello, il liquido dallo stripper se ne va come cherosene e il vapore ritornerà al piatto 5. Oh, non mi lascio andare avanti perché devi mettere flow specification nel prossimo coso del PDF. No, sì, devi andare di là, devi andare verso sinistra. Sì, ma allora cos'è? Quindi 11.700 barili al giorno. Allora, flow specification. Ok, e via gli altri. Allora, se il 2 è quello del diesel, numero di stadi 3, con estrazione dal piatto 13 e dal piatto 12,
16.500 barili al giorno. Lo stripper 3. Il gasolio. Diciassette, 8.500 barili al giorno. Bottom product vuol dire che questi barili sono quelli che devono uscire dallo stripper. Altrimenti potevate dirgli che erano quelli che toglievate dalla colonna. E poi dallo stripper esce quello che esce. Allora, la prossima cosa da fare immagino che siano i cosiddetti pump around. Ok. Vale a dire i ricircoli di liquido raffreddato o di vapore raffreddato. Allora, li trovate qua, pump around. Allora, qua vi dice pump around 1 dallo stadio 8 allo stadio 6. Altra cosa che nelle rad frac è diversa. Nelle rad frac, quando voi specificate un pump around, dovete mettere se volete togliere liquido o vapore. Qua no. E tra parentesi, nella rad frac non converge. Qua sì. Allora, dal piatto 8 al piatto 6... Cos'è che dice? Partial, perfetto. 49.000 barili al giorno. Duty, dovete toglierli, sottrargli 40 mm BTU all'ora. Dovrebbero essere, significa allora 40 mega British thermal units all'ora. Non chiedetemi quanto equivalga. Allora il pump around numero 2. Dal 14 al 13, partial, 11.000 barili al giorno. Duty. Allora, bisogna togliere un calore pari a 15 mm BTU all'ora. Allora, prima di mettere la design specification, io lo farei andare per vedere se funziona. E è andata. Ovviamente vi immaginate che fare questa cosa con la rad frac significava avere una rad frac con i pump around e altre tre rad frac per fare i side stripper. Cioè, praticamente, secondo me, domani non eravamo ancora riusciti a farlo convergere. Viceversa, così va via liscio. Allora, guarda caso... Posso, ad esempio, mi seleziono il mio diesel... E qua c'è la curva di distillazione del mio diesel. Per curiosità, voglio vedere com'è rispetto al crudo. Ok, si capisce che è un taglio intermedio, perché, allora, per far bollire il 5% non mi basta arrivare a 36 gradi, devo arrivare a 250. E certo, perché le componenti più volatili le ho già fatte fuori nel pre-flash. Viceversa, io faccio bollire tutto a 400 gradi, non a 850, perché chiaro, è un diesel, non c'è dentro la paraffina e l'asfalto. Questa cosa qui la si vede subito.
ok? Vedete che il crudo praticamente fa tutto il range di temperature. Il diesel no. Fin qua ci siamo? Mm-hmm. Potete togliervi lo sfizio di vedere la differenza tra quello più leggero, la nafta, e quello più pesante di questa torre, il gasolio. E qua notate una cosa ancora più importante, che non c'è sovrapposizione. Cioè, tra il distillato più leggero della colonna e quello più pesante, avete frazionato efficacemente. Cosa voglio dire? Provate ad aggiungere uno intermedio, il nostro diesel di prima. Rifacciamo il grafico. Ok? Allora, vedete che il diesel ancora ha un pochino di sovrapposizione con la parte più pesante della nafta. E viceversa è un bel po' sovrapposto al gasolio. Chiaro l'idea di come si confrontano poi le curve di distillazione dei vari tagli? Mm-hmm. In sostanza, il taglio distillato nafta è completamente diverso dal taglio distillato gasolio. Viceversa, il taglio distillato diesel ha almeno qualcosa in comune con la nafta e parecchio in comune col gasolio. Ok, adesso dice la dispensa, proviamo a manipolare l'unica cosa che abbiamo, l'unica impostazione libera della colonna, cioè la portata di distillato, in modo da raggiungere un certo taglio di distillato. Anzi, qua dice, se volete fare i grossi, fatene due. Mettete la temperatura di 375 Fahrenheit come temperatura ai quali fate bollire il 95% sia del diesel che del distillato più leggero. Allora, come si fa? Design specification, new. Allora, cominciamo con la nafta. No, allora, qua accetta solo i numeri, ricordiamocelo. Type, STM di 86, temperatura su base asciutta, cioè senza acqua. Target, allora, in centigradi sono 375 Fahrenheit, fanno 375 meno 32 per 5 noni, 190,5. Liquido 95%. Del CD nafta, perfetto. Variando che cosa? L'unica cosa libera, il distillate flow rate. Provo a vedere se continua ad andare. Allora, appunto mentale, per adesso il distillate flow rate è esattamente quello dato da specifica. No. 14.000 barili al giorno. Io cos'è che ho specificato finora? Sì. Allora, 13.000 barili al giorno di distillato. Lui me ne sta buttando fuori
me ne sta buttando fuori già quasi 14.000. Vabbè, pazienza. Vediamo adesso che c'è la design specification cosa dice fuori. Va. Ok. $9.300. Quindi il risultato è parecchio diverso. Vado a vedere nella design specification. Pronto, ci siamo? Allora, dice di creare un'altra design specification per manipolare il taglio del diesel. Quindi, sempre STM di 86 try, target, allora, sarebbero 640 Fahrenheit, quindi 640 meno 32 per 5 fratto 9, 338 gradi centigradi. Feed product il diesel. Antonio, comunque se vai in alto dove c'è su units e metti ing qualcosa, sì, sì, farlo direttamente. Sì, ma ormai vado avanti così. Allora, stavolta, quando facciamo la design specification per il diesel, non possiamo più manipolare il distillato di colonna. Dobbiamo manipolare qualcos'altro. Cosa possiamo manipolare? Quello che esce dallo stripper del diesel. Bottom flow rate dello stripper numero 2, che è quello che fa il diesel. Vediamo che cosa succede. Allora, per fortuna continua a convergere. Quindi sto facendo questa portata di diesel e adesso il mio taglio di diesel in effetti è fatto più o meno come volevo. Non proprio, ma quasi. Considerate che questa è la curva TVP. Io avevo dato una specifica sulla STM di 86 e infatti se vado a visualizzare la STM di 86 la ritrovo molto aderente alla specifica. Praticamente la torre sottovuoto è quella che anche nella realtà si usa per raschiare il fondo del barile, tirar fuori le paraffine, il catrame, quella roba là. Allora, il concetto è lo stesso. Allora, praticamente è comodo in questo caso scegliersi un'icona senza condensatore e senza side stripper. Allora, il condensatore qui è una cosa veramente bastarda, che con una rad frac veramente non convergerebbe mai. Perché praticamente lo stream liquido al piatto di testa sarà dato da uno dei pump around. C'è veramente una cosa diabolica. Allora, come al solito, il vapore di stripping. E due prelievi intermedi
Allora, usate sempre la porta side product. Un gasolio più light e un gasolio più pesante. E poi i bottoms. Oh, le specifiche sono da pagina 66 in poi. Allora, il vapore arriva sempre dallo stesso collettore, quindi 400 Fahrenheit e 60 PSIA. Questa volta sono 20.000 libre ora di acqua. Specify the vacuum unit, ok. Numero di stadi dice 6, va bene. Condensatore, non top pump around. Vuol dire che lo stream liquido, dicevo, non arriva da un condensatore, ma arriva da uno dei piatti sotto, dopo essere stato ovviamente opportunamente raffreddato. Reboiler, come al solito, niente, perché ci sarà la fornace interna. Stream, quindi lo steam al piatto 6 in convenzione on e il feed sempre al piatto 6 ma dentro la fornace, mentre prelievi collaterali, allora il light dice di tirarlo fuori dal piatto 2, tutto il liquido. Mentre quello più pesante dal piatto 4, liquido, SDT di Wall, allora 8.000 e 17.000. Allora, la pressione non è proprio un vuoto spinto. Allora, qua dice di mettere 60 mm di mercurio in cima e 70 in fondo. Praticamente siamo a 0,1 bar, anche un po' meno. La fornace è ancora una volta definita con l'overflash, ma pressione un po' più alta del resto. .03 PSIA non è 0,1 bar, è qualcosa come 0,15-0,16. Fractional overflash 6 per 1000. Allora, i famigerati pump around, le cose che incasinano la convergenza di più, perché sono a tutti gli effetti dei ricicli interni. Allora, il primo è quello che toglie dal piatto 2 e butta in testa, cioè fa le veci del riflusso. Allora, deve smazzare 20.000 barili al giorno, con un hit duty di meno 28 circa mmBTU ora.
Il pomperano numero 2 invece dal piatto 4 al piatto 3. Okay. 49.000 barili al giorno. I duty meno 80 megabtu all'ora. Boom. Allora, come al solito, prima di far andare la design specification, provo a vedere se gira. Perché con la vacuum unit ho avuto finora più problemi che altro. E infatti, non ci scoraggiamo. Allora, la prima cosa che si può fare è andare su Convergence. Allora, gli voglio dare un po' più aria. 25 iterazioni magari sono poche, mettiamo 50. Adesso faccio un reset selettivo, non resetto tutta la simulazione, resetto solo il blocco incriminato. Allora, niente, non è un problema di aumentare le iterazioni. Allora, ok. Per questo vi dico che i pump around sono una menata. Già in questo tipo di colonne, figuriamoci nella RAD of Arc. Seconda strategia di troubleshooting. Seconda strategia di troubleshooting. Prendiamo il pump around che butta dal piatto 2 al piatto 1. Proviamo a smanettare gli MMBTU all'ora. Facciamo un po' più di freddo. Ok, alla mia andata. Che hai fatto? Gli hai cacciato più freddo dove? Ho messo un po' più freddo al pump around che mi fa le veci del condensatore. Ah, quindi all'uno. Quanto è che hai messo? Meno quanto? Davide, stai smanettando con la convergenza. Cioè, io ti posso dire quello che ho messo io, ma tanto tu hai una versione di Aspen diversa. No, ok, nel senso, per capire l'ordine di grandezza della cosa, chiaro, avrei messo tipo 35, da, non passare da meno 28 a meno 14 o da meno 28 a meno 40. Muoviti là attorno. A Davide C ed Enrico converge con questo trucco? Sì, così sì. Bene, adesso però l'abbiamo fatta convergere, poniamoci un problemino. Ok. Allora, il gas che esce fuori, io ce l'ho a 53 gradi. Voi a quanto? Sì, 50 anche io. Ok. Non deve essere una temperatura troppo bassa, eh. Allora, design specification ci dice vogliamo raggiungere 150 Fahrenheit come temperatura di testa. Chiaro dove si va a parare? Perché noi con questo maledetto pump around non gestiamo solo l'effettivo riflusso che deve esserci in colonna, gestiamo anche con quel raffreddamento maledetto la temperatura che ci sarà nei gas in uscita. Adesso, nei risultati del pump around, allora, questa è la temperatura di uscita dopo il raffreddamento. Mischiandosi col vapore che viene dal piatto sotto, si raggiunge la temperatura di 53 gradi, che la vediamo qua. E in Fahrenheit sarebbero 126.
Questa dispensa prevede che si arrivi a 150. Mi seguite? Possiamo provarci. Non garantisco che funziona. Design specification. New. Allora, cosa vogliamo fare? Stage temperature. Target. Allora, 150 Fahrenheit sono 150 meno 32 per 5 noni, 65 gradi centigradi. Variando che cosa? Il pump around duty di più 1. Speriamo che vada. Perché avete già visto che questa è un'impostazione un po' critica. Oh, che fortuna. Questa è un'impostazione un po' critica per far convergere la colonna. Come non ha ancora converso quella di prima? Allora, e infatti si vede che da meno 29 sono risalito a meno 28 e 13 mmBTU ora. A te Davide R non converge? Non ancora, ma neanche, ma quella di prima. Ah, non sei riuscito a farla convergere? No. Controlla la specifica della fornace e il vapore di stripping. Allora, fornace 203 psia 006 fractional over flash. E il vapore di stripping dovrebbero essere 20.000 libbre ora di acqua. Sì, dovrebbe essere giusto. Adesso lo cerco. A 400 Fahrenheit e 60 PSI. Allora, 60 20.000 PSI, libbre ora, sì, è giusto. 60 PSI sono 4 bar. 400 Fahrenheit sono 204 centigradi. Vuoi fare anch'io comunque? E allora fai un reset alla colonna magari prima. E continuava a farglieli, ma non andava. Non so che cazzo. Prova a disabilitare la Zen Certification. Ma quelle di prima? No, ma tu di quale colonna stai parlando, scusa? E della Vacuum Distillation Unit. Ok. Allora, alla Vacuum Distillation Unit la Design Specification non gliel'ho ancora fatta. Non gliel'ho ancora fatta. Convergevano ancora prima. Allora, vai nel pump around, metti meno 29. Meno 29. Prova a fare un reset. Reset. Lock. Ti va? No. Allora invece di meno 29 metti meno 30. Non vai anche così. Ho sbagliato a specificare l'altro comprando, ma sembrava giusto. Ma gli altri due va? Pronto? Sì, a me va. Va. Enrico, tu? Sì. Stage 4. Dovrebbe di sì. Allora, per oggi basta, nel senso che da domani, per chi ha voglia... Ma porca troia, ecco cosa ho sbagliato. Ok, bene, va bene, ok. Da domani, ragazzi, per chi ha voglia, cominciamo ad aggiungere circuiti ausiliari. Cioè, abbiamo tre fornaci, cosa bruciano? Abbiamo un fottio di vapore, da dove arriva?